Siccome si parlava del fondo da 1,5 miliardi, l'altro giorno noi siamo andati a sfruculiare il capo dei banchieri italiani, Antonio Patuelli, il capo dell'ABI, che parla di questo fondo di 1,5 miliardi e dice qualcosa di più. Dice, guardate che si potrebbe addirittura, se non fosse sufficiente per i rimborsi, alimentare con, sentiamo Patuelli. Paese Italia. Il governo giallo-verde ha approntato un fondo, predisposto un fondo per i risparmiatori truffati. Il ministro dell'economia Tria ancora non ha di fatto firmato. A suo giudizio, presidente Patuelli, questa è una buona strategia? Il 1,5 miliardi di cui si parla è questo dei depositi dormienti al 31/12 del 2017. E modestamente il direttore dell'associazione bancaria, il sottoscritto, a fine estate, primissimi di autunno di quest'anno, sono andati al Ministero dell'Economia e delle Finanze per segnalare questa disponibilità di bilancio che poteva essere utilizzata per i risarcimenti a tutti quelli che ne hanno titolo delle banche che sono andate a fine maggio. Mi va benissimo che questi fondi vengano utilizzati per risarcimenti a tutti coloro che ne hanno titolo, però non spetta chiaramente all'associazione bancaria, ma spetta alle istituzioni competenti il definire le modalità di questi risarcimenti. Aggiungo peraltro una cosa che nessuno ha ancora detto: il fondo del 1,5 miliardi è un fondo al 31 dicembre del 2017. Nel frattempo maturano anche altri quattrini. Al 31 dicembre del 2018, nel frattempo, al momento della legge di bilancio non lo potevano sapere perché è stata approvata prima del 31 dicembre del 2018, ma ora è decorso e dovrebbero esserci altri quattrini in proposito. Per cui, nel caso in cui 1,5 miliardi fosse insufficiente per rimborsare tutti coloro che ne abbiano titolo, a questo punto potremmo trovare anche altri quattrini, sempre in applicazione di questa legge del 2006. Allora, ecco, ringraziamo il presidente Patuelli perché credo che per la prima volta che racconta che ci sono dei soldi in più, stando diciamo alla chiusura di bilancio del 2018, però non ha quantificato quanti sono questi soldi. Ci spieghi proprio con la chiarezza che possiedi, Dino Pesole. Ma la contrapposizione dove sta? Cioè tra chi dice vanno rimborsati indiscriminatamente a pioggia tutti coloro che hanno perso e chi dice no, attenzione, tra questi risparmiatori c'era anche chi faceva investimenti conscio del rischio. Esattamente, questo è il problema che si è posto fin dall'inizio e ricordo che questo è uno degli aspetti in cui c'è stata quantomeno una cecità europea, perché noi lo dobbiamo a una misura che è entrata in vigore in modo repentino, il bail-in, senza un periodo di transizione e dunque ha creato tutto questo disastro. Fermo restando che secondo me buona parte di questi risparmiatori andrebbe ricompensata, almeno in parte, se non in tutto, là bisogna distinguere. Io non ho ben capito, Patuelli, a cosa si riferisca, se è il tema dei fondi dormienti. Io Credo si riferisca a quello, cioè sono maturati, sì, diciamo, altri altri. denari dai fonti dormienti, Io no? Io questo ho capito. temo occhio che, poiché questa dei fondi dormienti è una cosa come io la paragono alla spending review, ne sento parlare da 20 anni ma non si fa mai Pure è niente. tornata di moda. Adesso non credo che dai fondi dormienti si possa recuperare cifre così importanti. Però osservato questo è chiaro che bisogna distinguere e per la verità era quello che bisognava fare già qualche anno fa, Sì. e cioè distinguere nella platea dei truffati. E la signora che è andata in banca si è affidata e dunque è stata in qualche modo raggirata,
da chi ha fatto un investimento consapevole. Però scusami, per distinguere ci sono stati gli arbitrati, ci sono vari meccanismi che sono molto lenti, questo è uno dei grandi problemi, no? Sì. Sono insomma macchinosi, lenti. Però ci vuole un arbitrato, perché sennò rischiamo di fare delle discriminazioni, non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali. Per provare la fraudolenza. Sì. Allora,